Allora, salve a tutti, una scheda di un frigorifero molto semplice come scheda. E niente, io ne ho già riparate altre di queste schede, non uguale a questa, ma con difetti simili. Allora, il difetto del frigorifero è all'accensione, il frigorifero. Se al display la corrente va e viene, se invece alla lucetta lo fa sulla lucetta, cioè come se la corrente non è continua sulla scheda. E niente, quindi in alcuni casi ho risolto con condensatori cambiando il condensatore. Allora, qui la causa è diversa, però per chi avesse questo tipo di problema, se avete questo problema qua, che la lucetta o il display in base al frigorifero che avete va e viene, cioè, come se entrasse la corrente e poi andasse via, potrebbe essere uno dei condensatori sulla scheda. Allora, ci sono vari metodi per vedere se sono i condensatori. Uno dei metodi è mettere la scheda, dare tensione alla scheda, prendere un phon, riscaldare i condensatori e dall'altro capo collegare il multimetro per vedere l'uscita in corrente continua e basso voltaggio. L'altro metodo, perché poi non, questa è una cosa un po', diciamo, da laboratorio da fare. L'altro metodo è molto semplice: andare, io adesso qua ripeto, ho una scheda molto semplice, però se un attimo solo che se trovo una scheda da lavatrice. Ok, vabbè, qua ne ho un'altra, questa è sempre da lavatrice, però ha un po' più di elettronica. E niente, andare a individuare il condensatore, con il microfarad più basso. Cioè, la maggior parte dei casi che io ho riscontrato su queste anomalie, il condensatore non sempre, cioè i condensatori con la capacità bassa, con i microfarad molto bassi, cioè tipo 22 microfarad, 10 microfarad, non si gonfiano quasi mai, quindi a occhio non si possono vedere. Quindi io ho il capacimetro, vado sul capacimetro e vado a vedere se è ancora buono. Infatti effettivamente su questi difetti qua lo trovo sempre scarico, cioè capacità zero, volevo dire. E quindi niente, no, questi qua sono tutti altri. E quindi niente, se non avete il capacimetro lo sostituite direttamente, che potrebbe essere una delle cause sulle schede dei frigoriferi. Non questo qua, sono tutti eccolo qua, vedi, qua ci abbiamo, non so se si vede, questi qua, guardate, questo qua è da
4,7 microfarad, cioè una capacità 400 volts, 4,7 microfarad, una capacità molto bassa. Questi condensatori qua non si gonfiano quasi mai, cioè quando perdono la loro capacità, la scheda non filtra più, diciamo, la corrente, cioè la corrente incomincia a sbalzare e di conseguenza vedrete il frigorifero che non parte e che dà problemi di corrente che non arriva come dovrebbe arrivare. E quindi in questo caso vi consiglio di sostituire direttamente i condensatori. Vabbè. E niente. Allora, in questa scheda qua, invece, mi è stato detto che il problema era uno del genere, una cosa del genere, che la corrente sulla lucetta, non avendo il display, avendo la lucetta sul LED, diciamo, sul frigo, mi è stato detto che comunque la corrente arrivava a sbalzi. Allora, io intanto controllo i condensatori, li ho sostituito perché comunque per quello che costano li ho sostituiti. A parte il fatto che quelli che ho smontato avevano perso un po' di capacità, ma erano ancora buoni, però avevano perso un po' di capacità, quindi di conseguenza li ho voluto sostituire. Per quanto riguarda il guasto su questa scheda, dopo aver testato un po' tutta la scheda, ho testato tutti i diodi, sostituito i condensatori, ho testato i relè che sono buoni, e testando un po' il resto ho notato che questa resistenza in corrispondenza con il relè non mi dà valore ohmico. Quindi se adesso, allora ritorniamo un po', ecco, così vediamo se riesco a prendere sia il tester. Mettiamo in ohm. Allora, questa resistenza qua, adesso si vede un po' buio perché questa resistenza qua è uguale a livello di colori, uguale a questa che si trova qua, uguale a questa che si trova al fianco nel relè. Quindi testando questa, no? Che poi è da 285 kΩ. Lo stesso, questa uguale 285 kΩ, ripeto, sono di colori uguali, si può scaricare la tabella dei colori e tramite i colori si fa il calcolo della resistenza quant'è. Quindi io ho già fatto il calcolo, quindi queste qua che ho testato adesso sono buone e si trovano. Questa invece ho già alzato un piedino perché, ripeto, bisogna sempre, quando notate che il valore non è giusto, alzate il piedino, cioè alzate nel senso distaldate un piedino della resistenza e in questo caso si va a rilevare il valore giusto. In questo caso questa resistenza dovrebbe essere sempre uguale a questa da 285 ma questa da zero, guardate, da zero, essendo uguale alle altre due, dovrebbe dare lo stesso valore, ma è zero. E quindi questa è la causa di questa scheda. Al momento io la resistenza non ce l'ho di questo valore, e quindi metto da parte la scheda appena ne vengo a corrente, la sostituisco e niente, riporto la scheda
al signore che me l'ha dato questo qua, poi il resto, ripeto, è semplice come scheda, ho testato un po' tutto e mi è sembrato tutto a posto finché non ho trovato poi quella resistenza di valore zero. E niente, questo è tutto, questo video finisce qua. Al prossimo video, va bene. Niente, vi ho detto un po' le anomalie di questi problemi, perché io da frigorista, diciamo che me ne capitano spesso i frighi con questi problemi qua, che la corrente va e viene, sembra come se il motore volesse partire, invece poi non, cioè il compressore, e quindi diciamo va a influire, diciamo, sulla scheda che non ha qualche anomalia. Va bene. Grazie a tutti, al prossimo.